In Abruzzo chiudono 39 filiali della Banca Popolare di Bari, ex Caripe. Lo comunicano i sindacati di categoria. Già 10 le agenzie chiuse. Domani toccherà, tra gli altri, a due sportelli di Pescara Porta Nuova e alla filiale di Bussi, cui seguiranno entro il prossimo ottobre le altre chiusure non ancora oggetto di comunicazione aziendale, dice Francesco Trivelli, coordinatore regionale FISAC CGIL Abruzzo e Molise. Domani chiuderanno 8 filiali in Abruzzo e nel nostro territorio, la provincia di Pescara, chiuderanno 2 sportelli nella zona di Porta Nuova, più lo sportello di Bussi, che è uno sportello storico che comunque vedrà, diciamo, come dire, la fine di un pezzo di storia di quella banca in quel territorio. Mentre avremo altre 14 filiali che chiuderanno nei prossimi mesi, settimane, di cui non sappiamo ancora nemmeno quali saranno. Alessandro Roselli, Wilca Will. Al di là del numero delle agenzie che andranno a chiudere sul territorio, che comunque saranno 39 su un totale di 90 agenzie a livello gruppo, comunque quello che noi eccepiamo è che in un momento in cui zone come quella di Bussi, ad esempio, per non parlare di Pescara, che vedrà comunque un'area del territorio, parliamo di Pescara per Porta Nuova, completamente disintermediata dall'operatore Banca Popolare Bari, non ci saranno più presidi. Dall'altro, su Bussi abbiamo una situazione di possibile afflusso di nuovi fondi dalla Next Generation EU che meriterebbero particolare attenzione e quindi anche da parte degli operatori del credito, perché lì incide evidentemente un polo chimico. Quello che obiettiamo è che in un momento di pandemia sanitaria come l'attuale, andare a chiudere delle agenzie comporta in tessuti urbanistici già con popolazione demograficamente anziana grossa sofferenza sia per la mobilità che di fatto è sospesa, sia con, come dicevo prima, la scarsa alfabetizzazione digitale. Claudio Bellini, segretario regionale First CISL Abruzzo e Molise. Lei vuole fare un appello? Perché poi non bisogna solo lamentarsi dell'assenza dei servizi, dei costi. Non bisogna lamentarsi, come qualche sindaco ho sentito fare, che chiudono filiali e quindi le zone interne rimangono senza servizi bancari, ma bisogna mettersi insieme. Quindi l'appello che noi vogliamo fare è alle istituzioni, alla politica, alle fondazioni bancarie, anche Pescara Abruzzo, perché Pescara Abruzzo, diciamo, è nata dalla vendita della ex Caripe e quindi voglio dire, dovrebbe avere qualche attenzione in più rispetto al futuro del sistema economico di tutto l'Abruzzo.